quindi un peso concreto in questa rappresentazione. Non è coniugato V doppio a quello di peso più alto, non è coniugato V doppio a quello di peso più alto, in generale, no? Cioè non puoi sperare che tutti i pesi sono coniugati a quello di peso più alto. Non solo genererebbe la stessa rappresentazione di cinque. Sono pesi coniugati generano la stessa rappresentazione. Di peso con pesi coniugati generano lo stesso. Cioè l'azione del V di Vale sugli spazi peso non è transitiva, no? Cioè non è che ogni spazio peso va in ogni, cioè ogni peso va in ogni altro peso, c'è delle V doppie orbite, no? Come dicevamo prima. C'è un'unione di orbite. Giusto, non è un'unica orbita. Scusa, quando ho l'azione di V doppio sui pesi, no? Sì. Ho delle orbite. Non ho un'unica orbita. Allora non puoi. Tant'è vero che due rappresentazioni di un ciclo sono isomorfe, se solo sei pesi sono stanno nella stessa orbita. Mica tutte sono isomorfe. Da parlo d'esperto. Se dal vettore massimale arrivo con G a tutti i pesi. No? No, con G, no, arrivi certamente con G a tutti i pesi, però no con V doppio. V doppio no. No, perché tu, guarda, no, secondo me, cioè quando tu agisci col sigma che sta in V doppio, che vabbè sarà MT su T, no? Cioè se agisci su un vettore di peso 1, questo te lo fa andare in quell'altro, no? Te lo fa andare in V di sigma mu. Ma qui c'hai a disposizione tutto il gruppo di Vale per farlo, capito? No, ma io non capisco la tua lezione, perché anche io quando ho iniziato a studiare questo capitolo dicevo c'è un'unica V doppio orbita, che dicevo no, calma. Spazio di radici sì, no? Che c'è l'unica V doppio orbita, the root representation, ma qui no. È che noi siamo abituati a pensare che c'è una rappresentazione molto importante, che quella lo spazio radice, uno pensa sempre a quello, però no, è la rappresentazione generica. Noi lo dimostreremo questo fatto delle classi di isomorfismo delle assolutamente. No, perché siccome mi avevi chiesto l'omorfismo di Arisciano. No, ma di quello volevo parlare con te, se parla separata sede. No, non è legato a questo. No, cioè, non per questo. Certo, certo. Infatti. Che sto dicendo io, pensavo che mi interessasse. No, è una cosa che sto studiando, diciamo, a parte io che non c'entra con questo. No, noi le rappresentazioni ci servono perché adesso diamo una descrizione molto rapida, molto carente, eccetera. Dopodiché andiamo subito a costruire i gruppi, cioè noi vogliamo costruire tutti i gruppi semplici, questo è il nostro scopo, cioè classificarli, dire boh, sono solo questi. Sì, non vuoi studiare. E ci serve, no, però ci serve un briciolo di teoria della rappresentazione perché interviene nel costruirli. Oh. Allora, adesso invece andiamo a fare la rappresentazione riducibile. Scusa, ma lo segno perché effettivamente è una cosa furba. Però è una formazione diversa. No, questo non è vero, conferma che non è vero questo.
Adesso mi è venuto un dubbio. No, no, allora, no, scusami, allora questo vuol dire che c'è un'unica doppia orbita, ma può essere unica. Ma dove? Cioè bisogna negli spazi. Dove siamo? Boh, nei pesi della rappresentazione. Ah, tu dici. Ma non, lui non dice più alto, lui dice un peso qualsiasi. Sì, cioè un peso qualsiasi. Capito? E prova a risalire. Chiaramente non è che la trovi tutta. La trovi in orbita. Cioè come, allora la domanda è questa, come sono fatti i vettori peso? Scusami però, cioè adesso io non avrò capito niente, però cioè se io dal peso qua vado su a lambda, cioè e poi da un altro peso, cioè se... scusa. Cioè se io ce l'ho peso qua, no? E so che posso sempre trovare con una della doppia orbita il peso dominante. Poi se c'ho un peso in un primo, posso fare la stessa cosa, allora anche questi due hanno la stessa doppia orbita. Cioè ce n'è un'unica sola, una per ogni rappresentazione. Io non penso che sia vero. Sono irriducibile. Facciamo irriducibile anche, dai. Se non è irriducibile, ciao. Allora, come sono fatti i vettori peso di dentro? Cioè, non ho capito questa domanda. Come è fatto un vettore peso dentro il sottomodulo irriducibile generato da W? Mi pare una domanda ambigua, cioè in che senso li vuoi descritti? Voglio sapere quali sono fatti. Vabbè, allora, io direi, vorrei archiviare questa domanda. La domanda mi pare che sia in una rappresentazione, irriducibile o meno, ma diciamo pure irriducibile, c'è più di una doppia orbita? Mi sembra questa la domanda. Cioè, tutti i pesi stanno nella stessa doppia orbita? Sì, questa è la domanda. Secondo me la risposta è no, io ero convinta che no, che l'azione non fosse transitiva. Che c'è che sistemi di radici, te lo ridò. Sistemi di radici sicuramente sì, ma questa cioè, è una presentazione più generica. No, e poi scusami. No, poi qua guardi, cioè. Di sicuro il finito dimensionale la risposta è no. Perché io sto impazzendo in un problema di ricerca e dimostrare che due robe stanno nella stessa doppia orbita. Perciò no, di sicuro il finito dimensionale no. Cioè, sì. Chiaro che se tu prendi due rappresentazioni irriducibili e ti chiedi quando è che sono isomorfi? No, certo, ho capito. I pesi non stanno. No, ma io guardiamo il peso della stessa rappresentazione. No, io ho nel mio problema di ricerca c'ho una rappresentazione infinito dimensionale che ha vari spazi peso e io devo dimostrare che questi qua sono nella stessa doppia orbita e non ci riesco. Quindi vuol dire che infinito dimensionale è molto diverso. No, io non so, sono consapevole. Però il fatto che sia il peso. Se ogni peso è quello più collegato a un dominante, secondo me sarà quello che ha perché? Perché le vettori peso sono fatti così. No, sull'irriducibile. Non so, adesso che devi pensare. Tutti gli altri pesi sono della forma lambda meno somma di C alfa, sì, non sono presentati da W più V e sono presentati con la stessa specificità. Ogni spazio peso è questa leggendo, scusami. Che dicevi prima. No, però. Che è una cosa diversa dall'informazione che ho fatto io che non ho sentito. Ah sì? Sì. Sì, però qui, vabbè, no. Allora, qui stiamo parlando di irriducibile, però. Ok? Quindi effettivamente. Sì, no, è vero. No, per l'irriducibile sì, però generica no. In filo dimensionale certamente no. Ma. No, sono molto diverse. Scusate, forse sono stata presa dal mio problema personale che non riesco a dimostrare questa cosa sulle doppie orbite, allora. Perché, come dici tu, il morfismo di Harishchandra. No, però tutto quello è un altro problema. Se sai mi sono inserita comunque la cosa perché non ha questo punto, ma quello è un problema tutto diverso. Sì. Cioè, lui sta semplicemente dicendo come sono fatti i pesi dentro la stessa rappresentazione irriducibile ed è molto importante che siano fatti. Però se non è irriducibile, cioè in questo ambito qua. No, questo è diverso. Perché è bene, insomma, boh, no, infatti sì. Sì, no, è vero. Ok. Allora, questo secondo teorema ci sta mettendo veramente tantissimo per dire le cose che pensavo di sapere benissimo. Che sia della forma G per W, insomma, è quello che
generata dal modo di dare tutto il faccio il passaggio, ma il peso che viene dalla forma del peso. Cioè, tu dici che comunque questi qua sono tutti di dottor Coniugato, questa è l'affermazione. Sì. Allora, lo dice anche lui, io non lo capisco. Beh, proprio per come li costruisci. E come li trovi. Sì, no, è vero, cioè, praticamente quello che succede. Sì, cioè come se tu applicassi una sigma alfa qua molte volte, dice alfa volte. Vabbè, ci devo riflettere, perché non è interessante. Vabbè, se abbiamo questo... Allora, stavolta questo qua è un G modulo irriducibile. Ce l'abbiamo questa cosa. Allora, prima cosa, esiste unico questo L che è distabile, è unidimensionale. E praticamente posso scegliere con un grado di libertà questo V più che sta qua dentro e il mio V è proprio G per V più. Okay. Questa è la prima affermazione che direi che è abbastanza chiara. Poi la seconda è che ogni peso ha quell'aspetto lì, quindi V lo posso scrivere come somma diretta di questi V con V di questo aspetto, poi c'è altro positivo. E vabbè, e questo succede perché dunque adesso stai dicendo qualcosa di più. Io penso che succeda perché se tu vai a vedere le robe fatte così sono tutte stabili per l'azione dell'omega, perché il timere lascia ferme, lo più mi porta su, lo meno mi porta giù negli spazi peso, quindi se tu guardi la somma di quelli formano un sottomodulo e quindi essendo che sta dentro V deve essere tutto V. Sì, quello di riducibilità, cioè cosa che noi qui prima non ci esponevamo a dire, ce l'avevo scritto però non l'ho messo tra parentesi. Questo è effettivamente un dubbio, cioè, non sono sicura che sia, non lo so. E invece no, dopo c'è quello che diceva giustamente Fabrizio, che cioè i pesi sono permutati da sigma. Scusate, da W, che è proprio di pari. Sì, vabbè, però io, cioè, scusa Fabrizio, continuo a avere dei casini, non sono convinta, perché quando è questa V'. Sì, V' se non è irriducibile, no? Non è vero se non è irriducibile, quindi puoi permettere un simbolo. Non so. Vabbè, c'è da pensare, non è chiara questa cosa. Se è irriducibile invece perché sono permutati per sigma? Perché si ottengono tutti a partire da lambda sottraendogli delle radici, in qualche modo facendo questa operazione con sigma alfa. Bene anche questo. Ah, invece l'unica cosa da dimostrarci, cioè, di queste affermazioni. Non dice niente, non lo dirò queste cose. Ma sì, magari lo dice, io ero lì che dormivo, non so. Cioè, aspetta, cosa dice? No, vabbè, lui fa tutto un discorso prima che dopo vi dico. A e B. No, non dice niente, sta solo dicendo che i pesi devono essere più bassi, ma questo già lo sappiamo. No, non dice. Vabbè, questa volta me lo segno, però ci voglio pensare. Invece l'unica cosa veramente, veramente, diciamo, da dimostrare è
l'ultima affermazione che dice che se V corrisponde al peso più alto, la, irriducibile corrisponde a lambda e V' corrisponde a lambda primo, questi due sono isomorfi se solo se lambda è uguale a lambda primo. Cioè il fatto, allora chiaramente cioè noi sappiamo bene che c'è solo un verso, perché cioè, se abbiamo che sono isomorfi allora mi corrispondono, invece cioè, vogliamo far vedere che se questi due sono uguali allora possiamo tornare indietro e vabbè, adesso facciamo vedere questo che in realtà dovrebbe essere molto semplice. Volevo abbandonare le rappresentazioni se ci riuscito. Allora, supponiamo che lambda sia uguale a lambda primo e prendiamo due vettori v più e v primo più, e quello che vogliamo far vedere è che generano la stessa rappresentazione.